Ciao, oggi mi trovo a Santhià, provincia di Vercelli. Sono venuto a visitare una discoteca abbandonata degli anni 70, è la discoteca Beverly Hills. Adesso ti faccio vedere prima l'estivo, poi entriamo dentro e vediamo l'invernale, ecco la discoteca proprio chiusa. Ecco, intanto ti faccio vedere la monnezza che c'è qua fuori. Allora, un computer vecchio, tutto scassato. Qua ci sono sedie, pneumatici, c'è pure una tastiera lì. Guarda, guarda che tastiera, oh, anni 70. Un altro computer vecchio, televisori, tastiere. Vedi, guarda quanta roba, guarda, sedie. Guarda qui, guarda, adesso ti faccio vedere da qua dietro che c'è la pista. Qui. Allora, vediamo un po'. Sembra che non mi vengono le lappe. Ecco, allora, vediamo un po' qui dietro. Qui ci sono i dondoli. Qui c'è scritto una roba in tedesco. Hoppla. Vedi qua. C'è scritto una cosa in tedesco. Vediamo cosa c'è scritto. Achtung. C'è scritto tutto in tedesco. Vedi, questa è la discoteca, guarda. Guarda, tutto intorno, è una discoteca abbastanza grande. Però, beh, questo è l'estivo. Allora, vediamo, qui ci sono le pigne per terra, pieno di pigne. Questa era la pista estiva. Ecco, la pista estiva, adesso te la faccio vedere. Qua c'erano, vedi, i tavolini con le sedie, i dondoli per dondolarsi, vedi? Qua ci sono altre, porca miseria, un ferro, altre sedie con i dondoli, vedi? Molto anni 70. Mi è entrata un'altra lappa dentro la scarpa. Vedi, qua ci sono dei ferri per terra. Mi conviene scendere da qua. Ecco qua. Vediamo se ti riesco a far vedere la discoteca. Vedi, qua c'è pure una pompa qui. Pare un serpente, ma non è un serpente questo. È una pompa. Andiamo sulla pista, andiamo. Sulla pista della discoteca. Allora, in questa discoteca è stata inaugurata nel 74. Vedi? Guarda che pista, oh. Tutta scassata. Qua si accendevano le luci, vedi? Facevano di tutti i colori le luci. È stata inaugurata nel 74 e è venuto Claudio Baglioni all'inaugurazione di questa discoteca. E poi è venuta tante volte, è stata ospite, Raffaella Carrà, la buonanima di Raffaella Carrà, che è venuta qui a esibirsi negli anni 70, quando Raffaella Carrà era bonazza, era giovane, veniva qui. Guarda che pista, guarda, e tutti. E quelli che adesso hanno 70 anni, 80 anni che venivano a ballare qui, vedete, si ricorderanno di sta pista luminosa che faceva di tutti i colori. Vedi, lì ci sono le uscite di sicurezza, vedi? Hai visto? Qua ci sono i dondoli, vedi tutta roba vecchia. Qui cosa c'è qui dietro? La pista non è tanto sicura, qua. Cammina qua sopra, è vetro però, insomma, è vetro, no, è plastica, non è vetro, è plastica. Vedi, qua c'era la pista tutto intorno, guarda, e lì c'erano altri privé, c'erano, adesso è cresciuta l'erba, vedi, conviene andarcene di qua. Vedi, è tutta plastica qui, è plexiglass, che cazzo è? Qui c'è cresciuta l'edera, guarda. Plexiglass, mamma mia, che antichità. Beverly Hills. Allora, pare un'anaconda, ma è un tubo. È un tubo. Qua c'è degli scalini. Guarda qui, guarda, tutta roba vecchia per terra. Guarda qui, guarda. Bisogna stare attenti qua perché qua si può cadere, ci sono dei ferri. Passiamo sopra il cartello tedesco.
Mamma mia, quanta roba vecchia, mamma mia, mi è entrato tutta l'erba nei piedi. Ecco, vedete, questa è tutta la discoteca. Adesso vogliamo tornare indietro. Ma non c'è più niente, io direi. Facciamo un altro sopralluogo, ma ormai c'è poco da vedere. Vediamo se c'è. Lì nell'erba non ci vado, perché qui vedi ci sono i fari per terra, tutti arrugginiti, gli impianti elettrici. Vedi qua, c'è altre sedie, tavoli, sedie di plastica, vedi il dondolo lì, hai visto? Qui dietro, vedi, qua si andavano a imboscare coppie, Vediamo un po' cosa c'è qui dietro. Vedi, venivano le coppie qui a imboscarsi. Qua c'era un'altra uscita di sicurezza, tutte le uscite di sicurezza. Vedi, i bidoni della monnezza, i dondoli, vedi, il dondolo. E qua dietro cosa c'è? Qui c'è una casetta di legno. Chissà cosa c'è qui dietro, dentro sta casetta di legno. Cosa c'è lì dietro? Ah, la porta, le porte di sicurezza. Vedi? Qui era tutto un giardino. Vedi qui la porta di entrata. Qui non è che porta anche alla discoteca chiusa? No, è tutto chiuso. Sì. L'albero di pino, guarda. Vedi, qui è la pista che ti ho fatto vedere prima. Hai visto? C'è più niente da lì dietro? C'è una porta che si apre? Che c'è? Adesso andiamo a vedere cosa c'è dietro quella porta. Si può entrare? Andiamo a vedere se si può entrare di qua per andare alla discoteca invernale, la parte chiusa della discoteca. A tra poco, vi saluto, adesso vedo se riesco a entrare. Ciao, a tra pochissimo. Ciao amici, sono sempre qui a Santià. Purtroppo la discoteca è chiusa, l'hanno chiusa da pochissimi giorni, perché hanno messo un catenaccio nuovissimo davanti all'ingresso. Abbiamo provato anche altre entrate, ma sono tutte chiuse. Dopo ve la faccio vedere davanti e vi faccio vedere che è praticamente l'hanno chiusa. Forse la vogliono ristrutturare, non si sa. Comunque vicino alla discoteca c'era un pub. Ecco, c'era un pub. Adesso andiamo a vedere qua cosa c'è. Vediamo. Ah, qui si va anche sopra, al piano di sopra, vedi. Qui è venuta Raffaella Carrà. Non so se è venuta dentro al pub o dentro la discoteca, non si sa. Comunque, guarda qui che divano. Che antichità. Guarda che divani antichi, le poltrone. Guarda. Guarda qua per terra quanta monnezza che c'è. Hai visto quanta monnezza? Allora, fammi luce con la torcia. Allora, guarda qui, guarda. Qui c'è malto sovrano estratto di malto.
estratto di malto. Guarda qui cosa c'è qui. No, qui è tutto chiuso. Qua ci sono dei mobili, vedi? Dei mobili. Andiamo a vedere qua dietro cosa c'è. Niente, tutta monnezza. Vedi, qua c'è la finestra. Tutta monnezza per terra. Vedi, tutti i vecchi mobili. Guarda qui, guarda le poltrone. Qua c'è un libro. E una sedia lì dietro. Qua dietro cosa c'è qua dietro? Vediamo. Un'altra sedia, ragnatele a non finire. Tutto in legno qui. Era un pub dove venivano a bere la birra prima di andare a ballare in discoteca. Guarda qui, guarda. Qua c'è una sedia, qua c'è il bancone, vedi? Il bancone del bar. Hai visto? Guarda. Che antichità. Qua cosa c'è, vedi? E le tazzine del caffè con l'albero di Natale, vedi? Una tazza del tè, uno spremiagrumi, vedi? Tutta roba vecchia, mobile vecchio. Qua dietro cosa c'è? Tutta schifezza. E mamma mia, che schifo. Vedi, qua c'è un altro mobile. Hai visto? Un altro mobiletto. Qua dietro cosa c'è? Cosa facevano qui? Qui forse c'era la cassa, vedi? Qui ci doveva essere la cassa. E qua c'era un altro bar, vedi? C'è il lavello qui, hai visto? Qui invece c'era una sala, vedi, con la porta a soffietto. E c'era una sala dove si sedevano qui, vedi? Guarda l'umidità che c'è, oh. Guarda, oppure questa era la cucina. Poteva essere la cucina, sì, la cucina, perché vedi che c'è il coso, c'è il tubo e poi c'è il coso degli odori lì per far andare le puzze. Questa era la cucina con la porta a soffietto. E qui invece cosa c'è? Vediamo cosa c'è qui. Qui vedi, lo volevano ristrutturare, vedi? Il cesso, il lavandino per terra, i lavandini. Che antichità. Vedi, vietato aprire ai non autorizzati. Vedi, c'erano le cucine lì. Le cucine. Allora, qui cosa c'è? Qui un'altra sedia. Vedi, i cartoni delle pizze. Vedi? Le scarpe dello sfullato. C'è stato lo sfullato qui. Guarda quante scarpe, guarda. Le grucce per terra. Visto? Qua addirittura c'è, vedi? Accettavano American Express, carta sì. Vedi, qua ci sono delle bottiglie del V. C'è il V? C'è il V? Martini, istanti. Oh. Poi lì c'è Piemonte Chardonnay, Campari. Questo invece che cos'è? Vino spumante dolce. Spumante Cuvée Royal Dessert. Tutta la roba dello sfollato. Chi è? Chi è? C'è l'allarme qui? Forse c'è un allarme. Hai sentito un suono? O era qualcuno dalla strada? C'è qualcuno qui? Io ho sentito un rumore prima, un allarme. Vedi? Tutte le cose dello sfullato. No, forse era da fuori. Vedi lo jeans dello sfullato, la coperta dello sfullato, la roba dello sfullato, vedi? E era qualche camion che è passato di fuori. Vedi tutta roba dello sfullato qui. E guarda qui, guarda. Lì c'era la porta a soffietto, qua c'è un divano, vedi? Un divano vecchio, antico. Vedi? Pantalone dello sfullato, scarpe dello sfullato. O il camion che sta fuori. Ma non lo so, se non vado a vedere. Adesso ce ne andiamo. Qua c'erano i cessi, guarda. Qua c'è, guarda le ragnatele! Quante ragnatele! C'erano i cessi qua. C'erano i cessi. Vietato l'ingresso privato.
Bah, non c'è più niente, va. Tanto è uno schifo. Guarda, un altro mobiletto lì. Hai visto? Non c'è proprio più niente da vedere. Tutta monnezza. Vedi, tutta monnezza c'è. Sì. Tutta monnezza. Adesso ti faccio vedere la discoteca davanti. E poi dopo andiamo via da sto posto. A tra poco. Ciao. Eccoci qua, amici. Sono uscita fuori dal pub. Vi faccio vedere la discoteca da fuori. Dancing Beverly Hills. Guardate. Guardate. Tutta chiusa. Hanno chiuso tutto. È tutta chiusa. Non si può entrare. Non c'è nessun varco per entrare. Fino a pochi mesi fa, anzi. Un mese fa un urbex è venuto qui, però hanno messo un catenaccio nuovissimo davanti all'ingresso principale. Evidentemente era l'ingresso dove si entrava, o forse perché la devono ristrutturare o perché è stata venduta, non lo so. So che era in vendita questa discoteca. Non so cosa dirvi, oggi è una giornata caldissima. Adesso io mi trovo qui a Santiago, vado a fare un giro per vedere se posso fare un'altra esplorazione dalla discoteca Beverly Hills. Vi saluto, ciao, alla prossima esplorazione.